Allora, prima di iniziare volevo presentarvi, quindi il dottore Peppino Bonanno, responsabile nazionale di Fidimed, proprio per i servizi per la cessione del credito a Cassa Depositi e Prestiti. Quindi poi Peppino ce ne parlerai, così insomma ci dai anche chiarimenti su come svolgete questo tipo di attività, Chiaro, quindi chiaro. chi lavora con le vostre società. Sono Carmen Padura, sono dottore commercialista, quindi esercito la mia attività a Napoli, ma oramai insomma, da un anno e mezzo anche collegandomi quindi da remoto fornisco consulenze quindi anche con il gruppo di Simone Paramatti, proprio perché questa esperienza del lockdown devo dire che ha battuto tutti i confini e quindi permette di avvalersi dei servizi di studi professionali e di società anche collegandosi a distanza, quindi inviando i documenti, ponendo quesiti e quindi poi fissando delle riunioni su una piattaforma e quindi è esattamente la stessa maniera come incontrarsi in uno studio. Allora, per quanto riguarda il bonus facciate, vado subito al punto che so che vi interessa molto e quindi è quello della scadenza. La scadenza ad oggi purtroppo non ci sono novità e quindi è fissata per il 31 dicembre 2021. Quindi mi riferisco ai condomini, se state deliberando, vedo che ancora in questi giorni è un susseguirsi di assemblee, quindi assemblee che già si stanno protraendo in tanti mesi, erano iniziate prima dell'estate, poi non tutti i condomini sono d'accordo, poi c'è il discorso degli abusi che purtroppo resta un grande problema perché non si tratta di intervenire su una facciata, quella diciamo in regola, e non intervenire su quella abusiva, e così si può accedere al bonus. Quindi ricordiamo che se ci sono delle parti abusive, a prescindere su quale facciata, ma sull'immobile, sulle parti comuni ci sono degli abusi, non è possibile usufruire, quindi beneficiare di questa agevolazione fiscale. Quindi io consiglio di fare molta attenzione e di non prenderla alla leggera, anche perché, lo diciamo sempre, se ci sono poi dei controlli anche durante la fase dei lavori, ricordatevi che il comune comunica con l'Agenzia delle Entrate, così come con gli altri enti, quindi crolla poi tutto il castello e quindi l'agevolazione non spetta, perché nessuna di queste agevolazioni fiscali spetta su immobili che diciamo presentano degli abusi. Quindi sono questi, diciamo, dei temi importanti e quindi so bene che questo è il principale problema che stanno incontrando i condomini, quindi nelle assemblee, così come anche giustamente si tratta di impegnarsi, perché il fatto di erogare, non sostenere delle spese perché si usufruisce ad esempio dello sconto in fattura, non significa che non si è comunque responsabili. E quindi qui vado a un punto per me fondamentale, che lo chiarisco sempre, lo chiarisco anche oggi, perché magari ci sono anche nuove persone che nei mesi passati non si erano interessati di questi bonus e adesso invece sono stati coinvolti magari nei condomini oppure hanno idea di fare qualche lavoro sulla propria villetta, anche sugli edifici unifamiliari. E quindi il concetto importante da chiarire è che il committente resta comunque responsabile, anche se sostiene solo, nel caso del bonus facciate, sostiene una spesa solo del 10%, e ricordiamo quella quota del 10% è appunto la spesa non detraibile, quindi quella che non è ammessa all'agevolazione. Ma comunque si resta responsabili quindi per tutto l'iter del processo, quindi dell'agevolazione, e quindi anche negli anni successivi, quando poi potrebbe, insomma, ci sarà, perché faranno dei controlli, come è giusto che sia, come li hanno sempre fatti, anche quando si portano in detrazione queste spese nelle dichiarazioni dei redditi, sapete che l'Agenzia delle Entrate in qualsiasi momento, in questo caso entro 8 anni dai lavori, può svegliarsi e chiedere notizie, quindi scrive al contribuente chiedendo di esibire questa, la documentazione a supporto dell'agevolazione di cui si è usufruito. E quindi ricordo sempre che
avete degli immobili, siete, diciamo, la maggior parte di voi siete dei soggetti che hanno da perdere perché siete proprietari di immobili, quindi non è una cosa da fare alla leggera, non ci si può affidare a quelle risposte, a quelle quelle richieste che vengono fatte così alla buona tra i commenti di un post o un altro su Facebook. Quelle, diciamo, questi gruppi Facebook sono utili, anche questi webinar sono utili, ma ovviamente non si può basare tutta un'agevolazione solo su questo, ma occorre, qua lo ricordo, ricordo sempre, occorre affidarsi a dei professionisti, quindi non solo i tecnici, quindi ingegneri, geometri, architetti, ma anche il commercialista, visto che si parla di un'agevolazione fiscale, quindi il tecnico fino a un certo punto vi può dare delle informazioni di natura fiscale, come se io mi permettessi di darvi delle informazioni, diciamo, sulla parte, sugli aspetti tecnici. Non potrei farlo e non mi azzarderei nemmeno, rischierei proprio di dire delle grandi sciocchezze. Così come anche un altro momento fondamentale a cui vedo non viene dato molta importanza, ma invece è proprio veramente fondamentale, è le modalità dell'emissione della fattura, cioè cosa viene indicato nella descrizione della fattura. Molte imprese accettano di effettuare questo sconto in fattura, quindi fanno un regolare contratto di appalto, prendono quindi l'impegno con il condominio, con il singolo committente, e si avviano a fare i lavori senza avere minimamente idea di come funziona lo sconto in fattura. Mi è capitato ancora recentemente delle imprese, un'impresa di costruzione che si è rivolta a me, che non sapeva neanche come funzionava, quindi non sapeva a chi cedere il credito. Per cui io ho detto, ma vi avete fatto dei conti? Cioè, questa è un'operazione comunque che ha proprio degli aspetti finanziari importanti, quindi si tratta di anticipare delle spese e poi quando tutta l'operazione è ben definita, quindi ad esempio con il condominio, quando l'amministratore del condominio effettua quel pagamento di quel 10%, a fronte di quel 10%, io vi ricordo che la fattura deve essere messa comunque per l'intero importo, cioè facciamo un esempio: se per un primo stato di avanzamento lavori, parliamo di bonus facciate, l'impresa emette una fattura per 10.000 euro, su questi 10.000 euro si applica il 10% per l'IVA e quindi arriviamo a 11.000 euro. Su questi 11.000 euro si applica il 90%. A quel punto, quella quota del 10% è l'effettivo importo che residua che deve essere pagato con bonifico parlante. Quindi quella parte invece del 90% è appunto il credito oggetto poi di questa successiva cessione. Infatti noi parliamo di cessione del credito, in questo caso mediante sconto in fattura. Quindi resta ben poco, cioè il bonifico che il condominio o il singolo committente farà all'impresa non è di 10.000 euro, perché molti vengono al contrario, cioè dice: dottoressa, no, io voglio un acconto di 10.000 euro. Ha detto: ho capito, ma voi dovete mettere una fattura molto, molto più, diciamo, di importi molto più elevati per avere quei 10.000. Questo è quello che ancora non è chiaro a tutti. E quindi quando poi si sceglie di offrire, e qua parlo sempre, vi ripeto, oggi mi sto focalizzando molto anche sulle imprese di costruzione, perché ho visto che l'errore parte da lì. Quindi quando l'impresa decide di offrire questo servizio con lo sconto in fattura, deve avere le idee chiare, deve essersi confrontato prima con dei professionisti, anche con un legale per quanto riguarda, diciamo, il contenuto del contratto di appalto, e poi con il commercialista per definire bene a quale soggetto intende cedere poi il credito maturato su queste prime fatture che va a fare. Fatto Posso questo doveroso aggiungere? Posso... chiarimento, bravo, dimmi. Sì, volevo aggiungere una cosa proprio con riferimento alle fatture, perché poi la fattura è l'aspetto economico, ovviamente la manifestazione economica di quello, degli interventi che si sono fatti, però
poi interveniamo noi per quanto riguarda la monetizzazione del credito. Purtroppo, siccome i due momenti, come dicevi giustamente tu, a volte sembrano slegati l'uno dall'altro, quando in realtà io posso riuscire a cedere un credito bene se a monte della maturazione del credito tutto il processo è stato fatto correttamente. Esatto. Noi abbiamo visto fatture proprio per dare forza, e mi piace che oggi stiamo enfatizzando questo aspetto, fatture il cui sconto è stato fatto a monte e non a valle. Ah. Quindi cioè, io faccio l'importo lavoro, sconto, e quindi ho un totale imponibile che ovviamente ho, nel caso del superbonus, addirittura zero, quindi zero, l'IVA sarebbe zero, praticamente non ci andrei né a pagare le tasse né anche a fare diversamente IVA. Quindi sbagliata completamente come operazione. Cioè, corretto. E quindi corretto. Non hanno capito che devono versare l'IVA anche su quell'imponibile detraibile, certo, perché certo, non sarà certo oggetto del versamento. Quindi, come dicevi giustamente tu, totale imponibile, IVA, totale fattura, poi in base alla tipologia di bonus lo sconto applicato e quindi poi il netto da pagare. Notare da avere i due aspetti, quello economico e quello finanziario, che uniti mi completano ovviamente la somma dell'intervento. Ma la cosa importantissima da fare capire a molte aziende è che non è che se io devo fare lo sconto ad esempio del 50% emetto una fattura piena e poi una fattura scontata, perché se il totale deve essere sempre quello, la seconda fattura, quella di saldo, supponiamo, sarebbe praticamente con sconto 100%, che è contrario a quello che la, ovviamente la percentuale di detrazione del bonus, per cui ogni fattura deve essere messa, che sia di stato d'avanzamento, che sia di SAL, ogni fattura deve contenere la quota che andrà in detrazione ed eventualmente nei bonus extra 110, la quota non detraibile che deve pagare il committente. Allora, in questo modo, quando poi alla fine del processo si vuole andare verso la monetizzazione, ci troviamo una documentazione contabile che poi unitamente a quella tecnica ci consente di monetizzare velocemente e bene. È così. E infatti poi anche il, dicevo, il, proprio quella che è la descrizione nella fattura deve essere effettuata in una certa maniera, e quindi qua io suggerisco, come si sta verificando insomma nei casi che seguo io, cioè il commercialista dell'impresa di costruzione, è vero, magari non ha approfondito questi bonus e non intende approfondirli, perché poi ognuno sceglie, diciamo, insomma, giustamente, non avendo seguito tutta la normativa, dice no, io questa però è una cosa che non so fare, non ti posso assistere, caro cliente. Però quello che suggerisco alle imprese è comunque di mettere sin dalle prime fasi in contatto i due commercialisti, quindi il commercialista che segue la contabilità dell'impresa di costruzione con l'altro commercialista che è incaricato esclusivamente, diciamo, di per effettuare queste operazioni finalizzate alla cessione del credito. E quindi io mi trovo quasi sempre, diciamo, quando ritengono di mettermi in contatto con i loro commercialisti, quindi do indicazioni e mi accordo con il commercialista dell'impresa di costruzione per spiegare come deve essere messa la fattura. E quindi stavo venendo al punto fondamentale, cioè cosa indicare nella descrizione. Allora, nella descrizione noi dobbiamo fare riferimento innanzitutto al tipo di intervento. Allora, in questo caso noi stiamo parlando di bonus facciate, quindi specifichiamo che si tratta di un intervento sulle facciate dell'edificio ubicato in strada, via, eccetera, eccetera, con lavori autorizzati ai sensi della CILA, cioè non ai sensi, lavori autorizzati con CILA del numero di protocollo. Quindi fate attenzione, perché se viene indicata una descrizione generica, senza proprio fare riferimento neanche all'edificio, quindi all'indirizzo, alla CILA, un domani l'Agenzia delle Entrate può fare dei rilievi su questo, perché non è una fattura che fa un riferimento specifico al bonus. Altra cosa, quindi, deve comparire il riferimento al bonus facciate, ma anche
Nel caso in cui, come abbiamo detto poco fa, viene applicato lo sconto in fattura, deve essere fatto riferimento all'articolo 121 del decreto rilancio, quindi sconto in fattura effettuato ai sensi dell'articolo 121 del decreto rilancio, quindi noi lo dovremmo trovare in basso in fattura e deve essere specificato. Questo 90%, questo sconto abbiamo detto che lo troviamo in basso a tutto, quindi dopo l'imponibile, dopo l'IVA viene applicata la fattura e viene applicato lo sconto. Quindi molti chiedono, ma quindi lo sconto si applica anche sull'IVA? Sì, si applica anche sull'IVA. Quindi questo è importante. Quando poi è stato diciamo, il committente effettua il pagamento di quel 10% della spesa indetraibile, no? Fa riferimento al numero della fattura, poi tutta l'operazione viene, diciamo, è oggetto della comunicazione della cessione del credito. Quindi fate attenzione a non fare papocchi, quindi fattura, poi c'è un errore, viene rilevato l'errore, nel frattempo già è stato fatto il pagamento, già è stato fatto il riferimento a quel numero della fattura, dopodiché viene messa una nota di credito, viene riemessa una nuova fattura, quindi con un nuovo numero, a quel punto ci troviamo il bonifico che porta, io ve lo dico perché lo sto vedendo, quindi dei disastri abominevoli e quindi quelli che ho potuto, diciamo, recuperare perché si sono rivolti dopo, li abbiamo recuperati. Quelli dove, insomma, non avevo come aiutarli, ho detto, cioè, dovevate rivolgervi prima a un professionista. Quindi, questo è, diciamo, l'aspetto della fattura è davvero molto importante. Ora, nel caso del bonus facciate, noi parliamo di interventi solo su parti comuni. Quindi qui il dubbio non c'è, e ora vi spiego il motivo del dubbio. Perché in questo caso, se parliamo di condominio, anche questo è un quesito molto frequente, se parliamo di condominio, la fattura, diciamo, chiariamo, deve essere intestata, l'impresa di costruzione dovrà intestare la fattura al condominio. Poi, ovviamente, l'amministratore del condominio dovrà avere cura di aver raccolto tutti i consensi da parte dei condomini, quindi ad usufruire dello sconto in fattura, perché vi ricordo che la detrazione è in capo non al condominio, ma a ciascun condomino. Questo è importante, tant'è vero che ricordate, questo come è sempre avvenuto anche negli anni passati, poi l'amministratore fa una certificazione dove dice Carmen Padura ha diritto a una detrazione di questo importo per la quota versata, Peppino Bonanno ha diritto sempre, tutto quanto in base alla ripartizione sulla base della tabella millesimale. Quindi attenzione, innanzitutto dobbiamo essere certi, questo l'amministratore deve avere una prova che tutti i condomini abbiano accettato lo sconto in fattura. Questo è fondamentale. Poi, se il condomino è moroso o meno, questo è un altro problema, cioè significa che se è moroso non può usufruire dell'agevolazione fiscale se effettua, ad esempio, se effettua i versamenti dopo la data, diciamo, ad esempio della scadenza di dichiarazione dei redditi, se per esempio usufruisce della detrazione. O comunque nel caso in cui si usufruisce lo sconto in fattura deve essere in regola con i pagamenti perché altrimenti non può avere diritto a questo sconto, a questa, voglio dire, a questa agevolazione. Per cui, diciamo, riepilogando un momento quali sono le modalità, se noi parliamo di semplice cessione del credito, intendiamo che praticamente alla base di questa operazione c'è stato prima un pagamento dell'intera somma spettante all'impresa di costruzione e quindi sulla base poi di questo pagamento è un caso diciamo più raro, non si sta diciamo verificando spesso, soprattutto nei condomini, quindi non c'è anticipazione di denaro, ma si sta usufruendo per la maggior parte dei casi, qua Peppino me lo confermi pure tu, sconto in Sì, fattura, però se parliamo invece di cessione del credito, vi ricordo che ci deve essere, quindi deve esserci stato prima un pagamento, il pagamento di tutto, e poi la cessione, si decide di cedere questo credito. Quindi in questo caso l'impresa viene pagata regolarmente, non ci sta facendo nessun piacere perché siamo noi che abbiamo anticipato di tasca nostra queste somme, quindi siamo noi
che ci stiamo preoccupando di fare, di poi insomma di, a chi, a quale soggetto poi cedere il credito e quindi le commissioni che ci verranno applicate. Anzi, poi mi farà piacere sentire voi come vi regolate in questo tipo di operazione. Questo chiarimento delle tre modalità con le quali il soggetto beneficiario può usufruire delle agevolazioni è fondamentale perché nel linguaggio parlato spesso si fa confusione tra il termine cessione e termine sconto. Bravo, infatti per questo Tra l'ho voluto. l'altro, la normativa prevede che il beneficiario possa far valere questa sua opzione per ciascun SAL. Quindi, E normalmente ricordiamo si. che per i bonus ordinari non c'è un limite agli stati di Certo, avanzamento certo, solamente. certo. Normalmente si ragiona o tutto sconto o tutta cessione, e come dicevi Sì. giustamente tu, 8/9 volte su 10 è sconto piuttosto che cessione. Però nel linguaggio parlato si fa questa confusione. Allora, il committente, che sia poi un condominio costituito piuttosto che un condominio minore, piuttosto che un singolo soggetto, deve avere chiari questi tre aspetti della detrazione diretta, della cessione, dello sconto, perché lui può far valere questa sua opzione per ogni stato d'avanzamento. Paradossalmente, io potrei avere, mi faccio due conti, dato che posso portare in detrazione in quote postanti il credito che io vado a maturare. Faccio due conti in base a quanto IRPEF posso compensare e dire il primo stato d'avanzamento ho la liquidità, lo pago e me lo porto in detrazione, il secondo lo pago e me lo cedo, il terzo mi è finita la liquidità, chiedo lo sconto. Paradossalmente, no? Ad Sì, oggi non mi è infatti mai. ricordiamo anche che è possibile anche fare una cessione parziale del credito, quindi scegliere una parte del credito può essere, vabbè, qua mi riferisco prevalentemente ai proprietari di edifici unifamiliari, ripeto, nel condominio bisogna, diciamo, è preferibile che siano tutti d'accordo perché altrimenti Certo, l'operazione non è se fattibile. impazzirebbero anche le aziende nell'emissione proprio delle fatture. Già così. Già così impazziscono un poco. Questo io normalmente vado a fare questa precisazione dove dico per cessione, come dicevi giustamente poco fa tu, si ha quando il committente paga, matura il credito e poi sarà lui a decidere a chi cederlo e a che condizioni. Quando invece gli viene applicato lo sconto in fattura, in realtà lui sta trasferendo, fra l'altro, un diritto, non un credito, ma un diritto ad avere il credito al soggetto che ha emesso la fattura con lo sconto, come se stesse facendo alla stessa stregua di un bonifico. Quindi, in quel caso, siccome lui committente non lo ha maturato, nel momento in cui la dottoressa fa la comunicazione con l'opzione dello sconto in fattura, di fatto cosa sta facendo? Sta dando disposizione all'Agenzia delle Entrate di dire il credito che Peppino avrebbe maturato se avesse pagato, trasferiscilo come forma di pagamento a Tizza, l'impresa Vatta la Pesca, che ha emesso questa fattura con questo sconto. Quindi è proprio come se fosse un pagamento. Poi, una volta maturato nel cassetto, diventa alla strega di un home banking a tutti gli effetti, perché la normativa consente a chi ha maturato il credito di poterlo cedere più volte in momenti diversi e per il qualsiasi importo, ovviamente capiente per la tipologia di normalità. Questo capite bene che è stata la vera rivoluzione. L'articolo, cioè la vera rivoluzione del superbonus e anche di tutti gli altri bonus che poi sono stati collegati, non è tanto l'articolo 119 per il superbonus piuttosto che gli altri che già esistevano, ma la possibilità di utilizzare il credito o come sconto o come cessione. Ma infatti, diciamoci la verità, diciamo di questi bonus sono davvero molto interessanti, ma dov'è che c'è stato proprio il lancio di questi bonus? Nel momento in cui è stato possibile cedere il credito, perché la gente non ha intenzione di ripartire per
per, nel caso del bonus facciate, per 10 anni questo credito, portarlo in detrazione nella dichiarazione dei redditi. Quindi è proprio con la possibilità che è stata offerta, quindi con l'articolo 121, ricordiamo, del decreto rilancio, la possibilità di usufruire della cessione del credito, dello sconto in fattura, e quindi poter tornare in possesso, se parliamo di cessione del credito, in possesso insomma più o meno nell'arco di un paio di mesi al massimo, in possesso di questi soldi erogati, quindi con bonifico bancario, oppure addirittura la possibilità di non sostenere proprio spese. E quindi qua l'elemento della fretta, dell'urgenza, va in capo all'impresa di costruzione, che giustamente ha esigenza di entrare in possesso di questo denaro che è anticipato dando il via ai lavori. E quindi è quello il motivo per cui, appena c'è il primo stato di avanzamento lavori, l'impresa di costruzioni emette una prima fattura, perché poi deve fare tutto il procedimento della cessione del credito, quindi o cedendo a banche, o cedendo a posto, o cedendo ad altre società. E quindi questi sono, diciamo, fanno parte di tutto quello che è l'accordo, che quindi viene indicato nel contratto d'appalto. Ovviamente vedevo nei commenti, c'è qualcuno che dice, nel caso in cui sia l'agevolazione del 50% che del 90%, come ci si regola in questi acconti di a cui si faceva riferimento nel contratto di appalto? Per esempio, il contratto di appalto di questo signore che ci scriveva nel commento ci prevedeva il pagamento del 30%. Occorre mettere, io consiglio di tenere scisse le fatture per le agevolazioni, così diventa più facile gestire tutta la pratica. Quindi tanto non è un problema mettere una fattura in più, piuttosto che incasinare nella stessa fattura le due agevolazioni, l'imponibile che va ripartito per una parte. Quindi io consiglio di emettere due fatture, quindi care imprese, concordate con i vostri commercialisti, quindi di fare emettere una fattura per quanto riguarda un incentivo, una fattura per quanto riguarda l'altro incentivo. Stabilite voi in che percentuale, quello in base al computo metrico, quindi quanto per un incentivo e quanto per un altro. Quindi attenzione a fare bene tutti questi passaggi. Quindi ricordiamo che vanno su binari diversi questi incentivi. Ogni incentivo ha una propria contabilità, un proprio computo metrico, quindi proprio perché deve essere facile risalire all'operazione che è stata effettuata. E anche una propria comunicazione all'Agenzia delle Entrate, perché voi fate le comunicazioni per codice intervento, per cui se io ho codice intervento 17, ristrutturazione edilizia, al 50%, ho la fattura corrispondente a quel credito, ho il bonifico parlante, come vedete tutto questo processo si semplifica perché c'è una linearità dall'esecuzione alla manifestazione, quindi al momento in cui viene fatta la comunicazione all'Agenzia delle Entrate, per cui riesco a ricostruire in maniera semplice per ogni comunicazione qual è la fattura, qual è il bonifico parlante e quindi l'opzione che poi viene scelta. Sì. No, questo era, diciamo, importante chiarirlo. Allora, io ti lascerei la parola e poi la riprendo ancora io, così do qualche altro... Prima di darti la parola, scusami, una cosa importante, ora siete collegati in tanti, vi voglio dare la novità, insomma, quello che ovviamente state chiedendo in questi ultimi 2 giorni. Allora, avete visto che c'è stato, quindi è stato approvato 2 giorni fa questo documento programmatico, però, e quindi dove si parla di proroga, quindi è prevista la proroga per il momento del super bonus al 2023. Ora, sembra che questa proroga al 2023 riguardi solo i condomini e gli istituti istituti autonomi delle case popolari, e che invece siano rimasti esclusi gli edifici unifamiliari. Ovviamente per il momento sono tutte, diciamo, notizie che cominciano, diciamo, a farci capire più o meno come si sta andando a delineare la situazione, però
Potrebbero ancora esserci dei cambiamenti, quindi per il momento questo è quello che è stato previsto, ma ricordiamo che dobbiamo aspettare la legge di bilancio 2022 per avere, diciamo, un quadro chiaro di quelle che sono le agevolazioni, quelle che sono le scadenze. Quindi, riepilogando, ad oggi la scadenza del super bonus, qua diciamo esco un momento fuori tema, però sono gli argomenti diciamo più importanti che interessano a tutti. Quindi per quanto riguarda il super bonus, la scadenza per gli edifici unifamiliari resta ad oggi ancora al 30 giugno 2022. Per quanto riguarda gli edifici condominiali, la scadenza è spostata al 31 dicembre, ad oggi è fissata al 31 dicembre 2022, ma così come previsto, abbiamo detto in questo documento programmatico, dovrebbe essere addirittura al 2023. Ora, per quanto riguarda i bonus ordinari, quindi parliamo di bonus facciate non è menzionato in questo documento programmatico, quindi questo ci fa ritenere che molto probabilmente, purtroppo, non sarà prorogato. E quindi qua vi dico velocemente, se state per iniziare, andate ad avviare questi lavori perché l'Agenzia delle Entrate, in particolare quindi la Regione Liguria, ma insomma adesso anche il MEF stanno dando dei chiarimenti. Quindi, se al 31 dicembre 2021 viene effettuato il pagamento della quota del 10%, il che presuppone il pagamento di tutti gli importi, cioè l'emissione della fattura di tutti gli importi, quindi con un versamento del 10%, a quel punto c'è la possibilità di usufruire dello sconto in fattura, usufruire dell'agevolazione, anche se i lavori poi si concluderanno nell'anno 2022. Quindi fate ancora in tempo, se però fate presto e riuscite quindi ad iniziare i lavori e a proseguire fino ancora a dicembre 2021, in modo tale che l'impresa potrà emettere questa fattura. E quindi a fronte del pagamento della quota del 10% potrete comunque usufruire della cessione del credito per lo sconto in fattura per quell'importo pagato entro il 31 dicembre 2021, così come ad oggi è previsto nell'articolo 121, che fa specifico riferimento alla data di pagamento. Quindi è possibile cedere il credito oppure ottenere lo sconto in fattura per i pagamenti effettuati negli anni 2020 e 2021. Solo per il superbonus è stato esteso al 2022 per la cessione del credito sconto in fattura. Quindi ad oggi noi non abbiamo notizie se questa cessione del credito sconto in fattura verranno prorogati anche per l'anno successivo, quindi per l'anno 2022. Aspettiamo che ci siano, diciamo, dei chiarimenti ufficiali, quindi la legge di bilancio ci dirà questo. Quindi dobbiamo purtroppo ancora aspettare. E anche per quanto riguarda le scadenze dei bonus, stavo dicendo bonus ristrutturazione, ad oggi, come sapete, è il 31 dicembre 2021, ma si parla appunto, quindi nel documento programmatico è previsto la proroga anche per l'anno 2022. Quindi anche del Sisma bonus e di tutti gli altri bonus ordinari. Quindi stiamo a vedere, seguiamo perché ogni giorno ci sono diciamo, dei chiarimenti, delle precisazioni e questo piano piano ci fa capire qualcosa. Devo dire, caro Peppino, sarei d'accordo con me, è difficilissimo lavorare in questo modo, anche perché non solo per i proprietari che devono decidere se velocemente usufruire di questi bonus, che cosa accadrà con la legge di bilancio 2022, se i limiti di spesa resteranno 96.000 nel caso del bonus ristrutturazione o se tornerà a essere quello, diciamo, originario, quindi di 48.000 euro e quindi non più 96.000, se la detrazione è del 50% o del 36%, quindi ci sono ancora per tutti dei grossi dubbi che quindi stanno di fatto, mi permetto di dire, paralizzando il sistema. Quindi se devo dire che diciamo sicuramente da dopo l'estate sono iniziati tantissimi lavori, diciamo adesso nel mese di giugno, luglio, quindi parliamo addirittura di un anno dopo il decreto rilancio, sì, diciamo qualcosa si è mosso, però ho
ora ancora con tutte queste incertezze, diciamo, non è ancora proprio decollata la misura, insomma, tutti questi incentivi non sono decollati completamente. Prego, allora ti lascio la parola e poi così ce ne andiamo per la chiusura per dare poi dei chiarimenti. Vedo, ora nel frattempo vedo i commenti. Anche perché nel dubbio, ovviamente, anche chi voleva fare rallenta, si ferma, comincia ad avere delle incertezze. Eccoci. Allora, come dicevamo all'inizio, quando la dottoressa mi ha presentato, io sono il dottor Peppino Morano, sono il referente nazionale di Finimed per quanto riguarda il servizio di cessione dei crediti d'imposta maturati con Cassa Depositi e Prestiti, cioè la banca dello Stato, per intenderci. Prima però di entrare nel tecnicismo per cercare di spiegare in maniera semplice il processo di cessione, vorrei riprendere alcuni passaggi fatti da Carmen perché li ritengo molto molto importanti, cioè fare la bancabilità di un progetto prima di iniziare il progetto mette l'imprenditore o gli imprenditori, se sono più di un'azienda esecutrice, nelle condizioni di sapere prima di iniziare il lavoro a chi, intanto se potrà accedere il credito, se sì a chi e soprattutto con quale tempistica andrà a maturare il credito, a monetizzare il credito maturato e ovviamente a che costo andrà a monetizzare il credito. E a volte capita quando analizziamo delle pratiche che purtroppo, siccome sono interventi, ovviamente non parlo del superbonus, di edilizia libera, a monte di tutto questo processo non è stata presentata neanche la pratica edilizia. E lì siamo tutti poi in difficoltà perché se da un lato è vero che la norma ti consente questo, ma almeno una comunicazione libera al SUE territorialmente competente andrebbe fatta giusto per avere non tanto un protocollo, ma almeno la ricevuta di comunicazione. Detto questo, che però sono dei passaggi squisitamente tecnici nei quali non voglio addentrarmi, normalmente la prima domanda che mi viene posta è quali documenti ci vogliono per poter accedere un credito. Allora, io rispondo sempre in una maniera molto semplice che a volte spiazza anche il mio interlocutore, cioè i documenti che non puoi non avere, cioè non documenti da produrmi appositamente per la cessione del credito, perché lì saremmo ovviamente fuori qualunque logica. Se tu hai realmente realizzato un lavoro, a monte dell'esecuzione e quindi a monte della fatturazione, poi del pagamento a seconda della tipologia di bonus, devi avere acquisito una serie di documentazioni, prodotto una serie di documentazioni, soprattutto quando si tratta di condomini costituiti, per cui sono documenti che non puoi non avere. Faccio un esempio Giusto. che analizzato oggi pomeriggio con il Consorzio Italia, che è un consorzio degli ascensoristi italiani. Cioè, in una checklist, quando io che devo fare una due diligence, quindi devo analizzare quel credito prima di impostare una pratica, ti chiedo, condominio costituito, così raggruppo un po' tutte le casistiche, il codice fiscale del condominio, la carta d'identità e la tessera sanitaria dell'amministratore di condominio, presumo che sono documenti che tu non puoi non avere. Le misure catastali di tutte le unità immobiliari che compongono l'edificio. Qui allora è un attimo perché? Perché me li chiedi, sono 40 unità immobiliari, cioè. La spiegazione è semplicissima. La misura catastale mi dice chi è, per l'Agenzia delle Entrate, il proprietario o i proprietari o comunque il soggetto che può vantare diritti reali sull'unità immobiliare. Allora, se io nella misura catastale ho Peppino Bonanno, proprietario unico, e nella riepilogo della tabella millesimale dell'amministratore mi ritrovo soggetto beneficiario Peppino Bonanno, al di là poi della quota, quello è tutt'altra cosa, è ovvio che ho una corrispondenza di dati. Ma se io ho Carmen nella misura catastale, soggetto beneficiario Peppino Bonanno, è ovvio che io mi devo fermare
perché c'è un'incongruenza tra i due soggetti, che non significa che non si può andare avanti, ma che deve essere giustificata. Sarò l'affittuario, sarò il comodatario, sarò un altro soggetto, benissimo, non sono il proprietario, quindi un documento che sia un'autocertificazione a firma del proprietario e o dei proprietari, con il quale mi delega e mi autorizza a eseguire i lavori. Allora, esatto, perché ricordiamo che è fondamentale, cioè occorre questo consenso del proprietario. Capita spesso, ad esempio, che ovviamente nella massima buona fede di tutti, sia dall'amministratore che del beneficiario, che magari io ho ereditato l'immobile ma non ho fatto la successione, oppure ho fatto la successione ma in maniera indivisa, oppure no, l'ho fatta ma non ho fatto la trascrizione, quindi l'aggiornamento catastale. Allora, tutti questi particolari è ovvio che andrebbero visti a monte della gestione del credito. Altra documentazione che normalmente viene chiesta, carta d'identità, tessera sanitaria ovviamente, dai beneficiari, del beneficiario, più o meno autocertificazioni in funzione, ripeto, di tutte queste possibili combinazioni. E poi, rimanendo nel tema del bonus facciate, io ad esempio un documento che chiedo è un estratto del regolamento comunale che mi attesti che quella unità immobiliare insiste in una zona A o B, o, e siamo già borderline, una area equivalente. Perché? Perché siccome è condizio sine qua non, cioè io se quell'immobile non insiste in una zona A o B, non può usufruire di agevolazioni, è ovvio che io questo fatto non lo posso appurare in fase di gestione del credito. Che se io lo vado ad appurare in fase di gestione del credito, e se non dovesse essere così, ovviamente non solo io non posso fare la gestione, ma quello sarebbe il minore dei problemi, è che il soggetto che ha usufruito del bonus non aveva titolo a poter usufruire dell'agevolazione. Un altro documento che noi chiediamo per ovviamente avere contezza esatta della documentazione sono poi le tabelle millesimali in caso di condominio, poi gli ultimi documenti che, ripeto sempre la frase, non si possono non avere, cioè la comunicazione all'agenzia delle entrate, le fatture, in modo tale che controlliamo tutto quello che già Carmen egregiamente ha esposto, i bonifici parlanti. Stiamo parlando, precisiamo per chi non è del settore, qui stiamo parlando della comunicazione della prima cessione, quindi certo, quella certo, dal condominio all'impresa di costruzione. Quindi qua stiamo ponendo il caso che l'impresa di costruzione sta andando dalla società a cedere e quindi deve dare la prova di quella prima comunicazione della cessione che è stata già effettuata all'Agenzia delle Entrate da parte del condominio nei confronti, diciamo, dell'impresa di costruzione. Certo, o comunque di tutti i soggetti che hanno emesso la fattura. In favore, non nei confronti, sì, in favore. In favore di tutti i soggetti che hanno emesso la fattura. Poi, quindi, nel momento in cui andiamo sull'intervento di superbonus, a questi documenti che sono di base, sono un minimo comune multiplo per tutte le tipologie di interventi, si sommano soltanto quella documentazione che è proprio specifica del superbonus, sia esso eco che sisma o demolizione e ricostruzione, cioè le asseverazioni tecniche, quindi altro documento che non si può non avere, e con tutto quello ovviamente che ne deriva, quindi la polizza assicurativa dell'asseveratore, eccetera, e in questo caso il visto di conformità. E qua siamo in pieno super bonus, chiariamolo, sì, sì. Quindi dal bonus facciate siamo passati ai documenti del super bonus. Diciamo che da un punto di vista finanziario i bonus vengono divisi in due macro categorie: super bonus, che ha una sua logica, e tutti gli altri bonus che sono diversi dal super bonus. E una cosa che io personalmente ancora non riesco a capire, al di là delle annualità, perché mentre ci sono bonus, vedasi bonus ristrutturazione o bonus facciate, che comunque hanno una detrazione in 10 anni,
Il sisma bonus ha una detrazione in 5 anni, ma non viene trattato come il super bonus. Quindi il mondo finanziario quello fa queste due macro categorie. Super bonus segue una logica, e bonus tra virgolette ordinari, quindi bonus diversi dal 110, seguono un'altra logica, quindi con un'altra documentazione. Vi dicevo, per tutto il mondo dei bonus abbiamo questa documentazione, che è una documentazione comune al di là della tipologia di bonus, poi documento più, documento meno. Quando si arriva al super bonus si aggiungono soltanto quei documenti che sono specifici solo del super bonus. Asseverazione Enea piuttosto che asseverazione sismica con l'allegato 1, visto di comunicazione all'agenzia delle entrate, l'avremmo anche negli altri casi, visto di conformità da parte del professionista che ha effettuato le comunicazioni. Detto questo, capite bene che tutto il processo non è complicato, tutt'al più può essere un po' complesso, però se io prima di iniziare i lavori mi sono preoccupato di fare un passaggio oltre che di tipo proprio pratico dell'esecuzione dei lavori, computo metrico, contratti d'appalto, che ovviamente l'azienda è più sua materia, mi sono preoccupato anche di interfacciarmi con il consulente fiscale per tutto quello che riguarda proprio l'impostazione ed evitare di commettere errori in itinere, e il soggetto che poi dovrà monetizzare il credito, si innesca un circolo virtuoso per cui la raccolta documentale da parte nostra, che servirà poi per caricarla nella piattaforma e quindi dare inizio al processo di verifica e poi successiva monetizzazione, va di pari passo con dalla fase iniziale della presentazione della pratica edilizia alla fase poi degli stati di avanzamento più o meno certificati a seconda della tipologia di bonus. Questo consente all'azienda di essere serena. Una domanda che tutti mi fanno è: ma se io ho già il credito nel mio cassetto, in quanto tempo me lo analizzate? Perché tanto è pronto per darvelo. Allora, se noi iniziamo insieme all'impresa e quindi via via che i professionisti raccolgono o producono documentazione, la passano a noi e noi la carichiamo, l'obiettivo è quello di arrivare entro il 9 del mese successivo ad avere sottoscritto il contratto di cessione con la Cassa Depositi e Prestiti. Perché entro il 30, se si tratta di super bonus o comunque di qualunque altro bonus, verranno fatte le comunicazioni. Entro il 10 del mese successivo, tutte le comunicazioni effettuate a ottobre si verrà maturato il credito nel proprio cassetto. Se io riesco ad impostare e gestire la pratica entro il 9, dal 10 in poi, quando si matura, ovviamente posso già passare alla fase successiva, che è quella proprio del trasferimento del credito dalla piattaforma per la gestione dei crediti dell'agenzia delle entrate del cedente, in questo caso ad esempio impresa, al cessionario, in questo caso Cassa Depositi e Prestiti. In maniera molto semplice si fa il login nella piattaforma, per chi già non lo ha fatto, si va nella sezione specifica dei servizi e quindi della gestione del credito, si vanno a selezionare i crediti da cedere, si inserisce il codice fiscale del cessionario, il sistema riconosce il cessionario, quindi nel caso specifico mio Cassa Depositi e Prestiti, si trasferisce il credito. A quel punto Cassa Depositi e Prestiti lo visualizza, lo accetta e quindi poi entro 7 giorni procederà a fare l'erogazione. Questo processo, ripeto, se fatto all'inizio e fatto in itinere insieme ai professionisti sia tecnici che fiscali, diventa un processo semplice da gestire. Probabilmente sembrerebbe un po' lungo, ma i documenti si producono via via, che sono quasi paralleli come tempistica con l'esecuzione dei lavori, perché tanto io non ho la fattura se non ho eseguito i lavori e quindi non posso innescare questo meccanismo di cessione del credito. Se l'azienda riesce a innescare questo meccanismo rotativo,
riesce a fare una cosa importantissima, cioè a fare una pianificazione dei flussi finanziari che sono collegati a quelli che sono poi i programmi dell'esecuzione dei lavori. Per cui io a dicembre incasserò novembre, a gennaio incasserò dicembre e così via. Quindi riesco io azienda a pianificare in base, ripeto, al cronoprogramma tecnico, quindi quando potrò emettere la prossima fattura, quando, se si tratta di super bonus, potrò fare raggiungerò il prossimo stato di avanzamento entro questo mese, facendo un lavoro di squadra tra professionisti tecnici, professionisti fiscali, professionisti finanziari, riusciamo a coordinare tutto in modo tale che entro il 30 il tecnico avrà fatto le sue asseverazioni, si tratta di super bonus, il commercialista avrà seguito l'azienda nell'emettere le fatture, che sia che si tratti di super bonus che di bonus ordinari, in maniera corretta, avrà fatto le comunicazioni all'agenzia delle entrate, noi parallelamente con loro avremo istruito tutta la pratica e riusciamo a innescare questo meccanismo virtuoso che consente all'azienda di lavorare quasi in totale autofinanziamento. Cassa Depositi e Prestiti, vi do anche dei dati per quanto riguarda proprio i tassi di interesse e la tempistica. Dall'impostazione della pratica, secondo questa logica ovviamente di corretta impostazione e gestione di una pratica, riusciamo a monetizzare, quindi a fare arrivare il bonifico sul conto corrente con una tempistica media che va tra i 20 e i 25 giorni, poi può essere 26, 28, 24, dipende ovviamente dalla semplicità più o meno dell'intervento e soprattutto anche dell'importo. Per quanto riguarda i tassi, Cassa Depositi e Prestiti sul super bonus retrocede lordo il 103,95, che poi al netto dell'advisor finanziario, dell'advisor tecnico, è quello che viene realmente retrocesso all'azienda, il 100,95, quindi 101 per intenderci. Su tutti gli altri bonus extra 110 siamo allo stato attuale secondi soltanto a posto, cioè viene retrocesso lordo l'89, che poi sempre al netto dell'1,5 dell'advisor tecnico, dell'1,5 dell'advisor finanziario, netto all'azienda è 86. E rispetto a una media di tasso bancario che è di un costo del 20%, quindi con una retrocessione netta dell'80, 78-80, cominciano a essere quei punti percentuali, più alto è l'importo ovviamente del valore dell'opera, più alto e più importante è l'incidenza dei tassi di percentuale. Però prima ancora del tasso, come è nostra abitudine, noi cerchiamo di ottimizzare un processo di gestione della pratica dalla impostazione all'erogazione, in modo tale che l'azienda abbia un solo interlocutore, che è Cassa Depositi e Prestiti, e possa realmente pianificarsi il suo flusso finanziario in entrata. Io fin dall'inizio ho seguito diversi seminari di Carmen, ho partecipato come relatore a diversi seminari come oggi, e fin dall'inizio ho sempre detto una cosa semplicissima: è un processo complesso, però se si fa squadra tra professionisti tecnici, fiscali e finanziari, ognuno dei quali vede lo stesso aspetto in maniera diversa e tra di noi si fa sinergia, ognuno ha le competenze per rendere, nel proprio ambito ovviamente di professionalità, un processo complesso semplice, soprattutto se anziché vederlo nell'insieme lo si vede in maniera settorializzata. Cioè tu stai facendo le verifiche preliminari, ad esempio si tratta di super bonus, bene, è inutile che guardiamo tutto quello che poi non dovremmo fare, che probabilmente neanche sappiamo se possiamo farlo, ok? Sto facendo un bonus facciate, bene, ci sarà il tecnico che inizierà, però se si è coordinato con chi dovrà fare le comunicazioni, magari andrà a reperire alcuni documenti che a lui non servono, ma fa il lavoro per il collega fiscale. Entrambi preparano la pratica per me. A questo punto l'azienda è tranquilla che qualunque aspetto
tecnico, fiscale e finanziario, viene affrontato e gestito in maniera professionale e soprattutto dove ognuno ha la visione di quello che stanno facendo gli altri. Questa è la cosa più importante per essere rapidi, veloci. Rapidi significa fornire tutta la documentazione che viene richiesta, perché ce l'abbiamo già in mano. Veloci nel senso di innescare un meccanismo, come dicevo poco fa, virtuoso di rotazione, facendo base 30 giorni in modo tale che si innesca questo meccanismo, ed efficaci, perché questa efficienza acquisita nella gestione di N cantieri consente all'azienda di andare in autofinanziamento o comunque non la fa andare in affanno di liquidità, per cui può gestire contemporaneamente più cantieri, fermo restando ovviamente che ne ha le capacità tecniche per poterlo fare. Questo è il mondo di ciò che significa gestione del credito. Voglio fare un'ultima precisazione che sembrerebbe slegato dalla gestione, ma che in realtà poi lo è molto pure. Riprendendo sempre un concetto ben espresso da Carmen per quanto riguarda le difformità edilizie piuttosto che gli abusi, eccetera, eccetera, soprattutto per quanto riguarda il super bonus, perché da quando è stata con il decreto semplificazione bis consacrata la CILAS, sembra che la CILAS sia la panacea di tutti i mali. In realtà l'unica cosa che la CILAS fa è quella di aver deresponsabilizzato il professionista tecnico, o comunque di avergli semplificato un processo di certificazione, della doppia certificazione. Come giustamente diceva Carmen, il committente deve ricordarsi sempre, lo deve avere sempre chiaro, che lui è il soggetto beneficiario del credito, al di là di come lo abbia utilizzato, perché lo sconto in fattura o la cessione sono una modalità di pagamento, non di come fa maturare il credito. L'Agenzia delle Entrate lo ha riconosciuto a Peppino, poi cosa Peppino ne abbia fatto del credito è un problema tra Peppino e gli altri soggetti, per cui attenzione alla CILAS, perché nel momento in cui tutta una pratica di super bonus si dovesse reggere su una CILAS emessa su un immobile che poi dovesse avere delle difformità, le aziende che emettono le fatture con lo sconto, ripeto, al di là poi del bonus che sia 50, 90, 110 e così via, più dal 50 al 110, questo che sto per dire si enfatizza, non è che sia diverso, e rischiano, hanno un grosso problema, perché se, qualora l'Agenzia delle Entrate dovesse riscontrare delle problematiche in capo all'immobile, è vero che nel decreto semplificazioni hanno detto che il beneficio non decade, che era lo spauracchio del beneficiario all'inizio, cioè la decadenza del beneficio più le sanzioni più gli interessi eccetera, ma vale non ma, la legislazione è applicabile al settore dell'edilizia, ma quella del testo unico delle imposte sui redditi, il quale recita in maniera molto 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 semplice: un immobile che ha delle difformità o ha degli abusi non può usufruire di nessuna agevolazione, punto. Quella è la vera verità, il resto è una forzatura della verità, così come Carmen ha ben detto. Quindi io sì, sono state delle interpretazioni e anche degli articoli anche su testate nazionali importanti, con diciamo titoli di articoli che hanno portato proprio completamente fuori strada. Allora, l'Agenzia delle Entrate, parlo adesso di superbonus, si è anche pronunciata più volte, a mio parere anche correttamente, dicendo: se in un condominio bisogna fare degli interventi trainanti, l'abuso del singolo come singola unità immobiliare non può ovviamente inficiare il beneficio di tutti, giusto? Ma bisogna entrare nel merito, quando ci sono queste particolarità, a mio parere non vale una regola applicabile così per tutte le... perché i cantieri tra di loro sono simili, ma ogni cantiere ha una sua storia, ha delle sue peculiarità, va visto cantiere per cantiere,
e soprattutto capito di che cosa stiamo parlando, perché nel linguaggio parlato si parla di difformità, poi arrivi e magari trovi due o tre piani in più. Perché quelle difformità a cui fa riferimento l'Agenzia delle Entrate sono difformità di tipo catastali, non urbanistiche. Cioè, se io vivo in un condominio e la mia unità immobiliare ha delle difformità che non incidono sull'aspetto urbanistico, capite bene che sono solo delle difformità interne, non possono essere delle difformità esterne. Però, ripeto, entreremmo in un terreno, in un argomenti che non sono di mia competenza. Perché io ho voluto enfatizzare questo aspetto? Perché spesso poi quando noi interveniamo sull'aspetto finanziario a valle di un processo e dobbiamo andare a monetizzare dei crediti e tutta quella documentazione viene supervisionata da un advisor tecnico in nome e per nome proprio, ma per conto di Cassa Depositi e Prestiti, entrerà nel merito. Quindi attenta azienda che se ci dovessero essere delle problematiche, queste potrebbero, in relazione alla tipologia di problematiche, inficiare o comunque rallentare il processo di monetizzazione del credito. Ti ringrazio Peppino. È stato interessante anche perché l'aspetto poi dei documenti da conservare, insomma, ovviamente sì, riguarda non solo la fase della cessione del credito, ma anche quella, diciamo, poi di un eventuale controllo dell'Agenzia delle Entrate, quindi insomma, diciamo, sono documenti che devono stare già ben organizzati, sistemati, deve esserci la prova di quello che è stato, diciamo, tutto il passaggio e tutto quello che è ruotato intorno all'agevolazione. Vedevo nei commenti, qualcuno chiedeva anche i bonus mobili, se si parla di proroga. Sì, si parla di proroga anche per il bonus mobili, per abbiamo detto il bonus ristrutturazione. L'unico di cui non si parla per il momento è bonus facciate, anche se leggendo, insomma, un po' di articoli online oggi, insomma, c'è per esempio il ministro della cultura che invece ha detto che si batterà nei prossimi giorni affinché, diciamo, sia prevista la proroga anche per il bonus facciate, che proprio per il decoro, insomma, è importante, quindi è una misura che ha dato già dei risultati e quindi varrebbe la pena di lasciarla ancora in piedi. Ovviamente i bonus sono tanti, bisogna fare un po' di conti. Nella prossima settimana già, insomma, il Consiglio dei Ministri sarà sottoposto il testo della legge di bilancio 2022, quindi oramai, ripeto, si tratta di stare però sempre saranno comunque delle bozze che gireranno fino a che poi non avremo la legge di bilancio ufficiale, quello purtroppo se ne parla a dicembre. Comunque io penso. Volevo precisare una cosa che ha creato, a proposito di confusione, mi è venuta in mente una nota dell'Agenzia delle Entrate che secondo me cercava di chiarire un punto, invece poi ha creato più confusione, per quanto riguarda i SAL entro fine anno, perché altrimenti poi non potevano essere utilizzati, eccetera. Allora, la logica era quella del, come diceva Carmen poco fa, il bonus matura nel momento in cui c'è l'aspetto finanziario, cioè la manifestazione finanziaria. Quindi, così come è accaduto l'anno scorso, tutto ciò che io ho speso nell'anno 2021 posso comunicarlo all'Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell'anno 2022, salvo proroga, così come è avvenuto l'anno scorso. Quindi quella nota, qual era la ratio di quella nota? Era: se tu vuoi utilizzare il credito nel 2022, devi ovviamente fare il SAL entro il 2021, cioè inteso come manifestazione proprio finanziaria, ok? Perché un po' di persone, un po' di aziende sono andate nel pallone dicendo: allora dobbiamo accelerare per fare il SAL. Attenzione, e se io sostengo la spesa nel 2021, il primo anno fiscale di utilizzazione del credito sarà dal 2022 in poi. Se io il SAL, per una problematica legata a un cronoprogramma di esecuzione dei lavori, non riesco a farlo, significa che l'ho perso. Lo farò a gennaio, a febbraio del 2022, avrò perso un anno, ma non ho perso un SAL. Sono due cose diverse. Cioè, nel senso che io avrò
traslato di un anno la possibilità di utilizzare l'importo relativo a quel bonus che non sono riuscito a chiudere entro il 31 dicembre. E questo vale tanto per il superbonus. Però sempre che il pagamento deve essere effettuato al 31 dicembre. Certo, cioè la manifestazione finanziaria, cioè il pagamento deve avvenire. E ricordiamo, molti emettono la fattura già pochi giorni dopo l'inizio dei lavori. Allora sì. Vi ricordo, anzi vi avviso, che sono in corso già molti controlli sui cantieri. Quindi se è stata emessa una fattura che fa riferimento a uno stato di avanzamento lavori e di fatto quando vengono a fare il controllo a stento erano stati montati i ponteggi e cose del genere, però già c'era stata una fattura che è stata oggetto di una cessione del credito, queste notizie arrivano all'Agenzia delle Entrate perché si trova una comunicazione di cessione del credito e sono partiti, anzi questo ve lo dico perché insomma già ho notizia in varie regioni d'Italia, quindi si presentano in cantiere e verificano a che è stato insomma i lavori e quindi se ci sono difformità rispetto a quello che è stato comunicato ovviamente salta tutto. Quindi attenzione, non abbiamo voluto fare un webinar per creare, abbiamo voluto darvi dei consigli, dei suggerimenti, quindi spero che sia stato chiaro, forse in qualche passaggio siamo stati molto tecnici, qualcuno ci ha scritto che stentava a seguire bene, a comprendere bene tutto, è chiaro che se, ripeto, io sono commercialista, non posso pensare di capire tutto della materia di ingegneria e via dicendo, così come non posso sapere cosa fa Peppino, il suo lavoro, quindi ovviamente mi faccio, un'idea di quella che è la normativa, ma poi mi devo rivolgere a dei professionisti. Peppino, quando tu parli di professionisti fiscali, stiamo parlando di commercialisti, quindi attenzione, vi si pone qualcuno che si presenta come consulente, accertatevi che sia iscritto a un ordine professionale, questo è fondamentale, perché oggi i consulenti, vedo che i social pullulano di consulenti, ma poi se andate a verificare, dice no, ma io da sempre, io lavoro in questa azienda, quindi mi occupo, sto facendo io le cessioni, insomma, ma persone che non hanno alcun titolo, quindi attenzione, verificate che siano iscritte agli ordini professionali. Io con questo chiarimento se qua, mi consenti, voglio dare vai. Proprio un consiglio, l'ultimo consiglio. Molte aziende, siccome laddove non c'è il visto di conformità, l'asseverazione, eccetera, teoricamente la comunicazione all'Agenzia delle Entrate potrebbe farla direttamente il soggetto beneficiario, molte aziende cosa fanno? Entrano nel sito dell'Agenzia delle Entrate con le credenziali del beneficiario e inviano comunicazioni. Ora, siete per l'Agenzia delle Entrate, al di là di chi fisicamente sta digitando sulla tastiera, è Peppino che sta inviando la comunicazione. Attenzione, come diceva Carmen, qui ci vuole la professionalità. La professionalità, bisogna essere dei professionisti e avere anche un atteggiamento professionale. E l'atteggiamento professionale spesso non viene capito quando un professionista dà il consiglio di non farla una cosa, non di farla. Perché capite bene che uno sta rinunciando a una propria parcella, per cui dovrebbe anzi avere più valore, ma l'altro professionista non lo fa, ok, vai, fallo, state attenti a chi vi dice no, ma non c'è bisogno, perché tanto la comunicazione la puoi fare direttamente tu. È vero, non sta dicendo, a seconda ovviamente dei bonus, no? Non per il super bonus, è vero, non sta dicendo una sciocchezza, però per l'Agenzia delle Entrate siete voi. E se invece voi date una delega a un intermediario fiscale, ad esempio come Carmen, la comunicazione alla fine, il modello sarà lo stesso e il come viene inviata la comunicazione che cambia, perché Carmen si fermerà, entrerà nel merito dei documenti che poi dovrà sinteticamente trasformare in numeri e laddove ci dovesse essere una virgola fuori posto sarà per quello di Carmen di dire guarda, mi devi dare anche questo documento, mi devi fare, cioè, trova la perfetta la verifica quadra, della fattura, la verifica, cioè entra nel merito dei documenti che hanno prodotto altri soggetti che hanno l'interesse che quella comunicazione venga fatta a tutti i costi.
E con questo ho detto tutto. Perfetto, io ti ringrazio moltissimo, ringrazio tutto il gruppo di incentivi fiscali, saluto l'ingegnere Simone Paramatti che a quanto Mi pare non è associo ai riuscito a saluti. raggiungerci, ma tanto insomma poi sarà lui relatore in un prossimo webinar sempre sulle bonus facciate. Ci vediamo presto, arrivederci, ciao a Perfetto, tutti, arrivederci a tutti, grazie salve a Peppino. tutti, salve, grazie a Ciao, te, grazie, ciao. ciao, ciao.